Eder. Mech. Pallister. Io sono convinto di una cosa, che Luis in questa storia non c'entri nulla, perché noi stiamo pensando sempre a un uomo che è indagato, però dobbiamo anche pensare che un uomo indagato perché aveva rapporti amorosi con Manuela, o rapporti che ha proseguito dopo la morte di Pierina, quindi è un movente particolare, no. Oppure dovremmo pensare che gli inquirenti hanno già gli elementi probatori, che ci sono eventualmente gli esami tecnici che vanno fatti, che distinguono, identificano Luis come soggetto che ha partecipato a questa scena? No, perché gli esami vanno fatti. Qual è l'elemento principale per cui io debba indagare quest'uomo? Quindi si pensa solamente per un'attività amorosa, ovvero che abbia ucciso Pierina per far sì che il marito non ne venisse a sapere dalla mamma. Ma mi sembra molto strano, perché abbiamo Luis, che è un uomo che lavora, è autosufficiente, ha un suo soggiorno ben consolidato, se non addirittura la cittadinanza, potrebbe anche permettersi di lasciare la moglie per andare a vivere con un'altra donna. Mi sembra molto molto strano. Invece io farei molta più attenzione, come dice Valeria, quando dice che 4 meno 2 fanno 2, farei molta attenzione anche su altri soggetti, senza additare nessuno. Boris fondamentalmente è un finto perbenista, parliamoci chiaro, nel senso, il momento in cui lui si rivolge a un uomo che comunque è degente in ospedale da diverso tempo, cosa accade? Gli racconta tutta la sua storia, fa capire che è stato offeso in qualcosa, e ricordiamoci che Loris è stato già offeso da quella telefonata che avrebbe sentito Pierina, dove gli dà una sorta di pappone nel rapporto che esiste tra Luis e chiaramente Manuela. Un soggetto abbastanza sensibile in ciò. Ecco perché dico che vanno viste un po' le posizioni, che possono essere molto ben associate tra Luis e Loris o tra tutti e quattro, ma non mi fermerei solamente a indagare, dal mio punto di vista, la figura solo di Loris. Forse indagato volevi dire Luis, non Loris. Ricordiamo anche un colloquio però tra Luis e Manuela in un hotel. Sì, diciamo che quel colloquio era stato organizzato da me, chiaramente in una condizione particolare, perché era di domenica, non era possibile fare un colloquio in casa perché sapevamo che erano intercettate tutte le abitazioni, e quindi ho scelto quel posto perché era anche privo di giornalisti, a parte qualcuno che poi probabilmente l'ha chiamati e siamo stati invasi. Però quel colloquio era solo per metterli a confronto tra di loro, perché in quell'occasione io spiegavo fermamente che tra di loro c'era un responsabile. Ho parlato tra di loro, ma ritengo poi non entrare più nel merito di questa storia, perché la ritengo troppo delicata. Ho già riferito tutto in procura, quelle che sono state le mie attività, quindi loro avranno tratto le loro deduzioni. Giuliano, martedì sarà sentito Luis. Se ci sarà martedì, ci sono i suoi motivi, no? Per questo sa che si deve presentare con un avvocato, giustamente farà quello. Dirà quello che sa, credo, però quelle cose lì, noi aspettiamo solo le notizie che ci arriveranno. Ci saranno nuovi indagati? Questo qui non lo so, potrebbe essere, come no, ho visto che per il momento ce n'è uno. Aspettiamo le decisioni della procura in questo senso. Abiti a pochi centimetri dall'uomo che avrebbe ucciso tua madre, con cui tua moglie ti ha fatto le corna. Lo hai incontrato in giro? No. Francamente no, non lo so, io sono qui, a voi vi incontro, a lui no. Non dimenticare di iscriverti a questo canale.